30 anni quando ho visto Obama. È nato Obama, un fenomeno di 47 anni, leggermente abbronzato, anche il nano lì si permette di fare le battute. Uno si governa, poi cambiamo il governo, si governa, non ne bastava uno, se ne è aggiunto un'altra brunetta che è l'Eichmann. Serata dell'elezione di Obama ho girato, c'era Andreotti in catalessi ancora lì, io voglio che voi me la fissiate nella memoria, voglio che me la fissiate, si è inceppato, si è fermato e per un attimo solo ci ha fatto sognare. Sono demoralizzato, nonostante sia invecchiato dentro, non so, anzi, basta scappare, basta farsi prendere per il culo, basta, adesso agiremo. Obama è un prodotto della rete, è venuto fuori dal basso, dai cittadini, come voi e me. Dove va, signor? Non fare niente. Stampelle, nel senso che tiene, perfetto, infortunata adesso, in questo momento, perfetto. Non è che la stampella per dare, no, le usa solo per camminare, le stampelle, va bene, perfetto. No, voglio farle vedere, se è tutto in ritardo, la differenza di anni luce del nostro paese con quello, perché Obama è nato da questo, il concetto è questo. Quest'uomo probabilmente inizierà a cambiare il mondo. Eccolo qui, perché dice cose così. I got in this race to change how business is done in Washington. I said very early on, we are not going to take PAC money and we're not going to take money from federal dollars. We have raised money from $1 million. People just like you who have said we can bring this country together. We can push against the special interests that dominate Washington. And that means that when I go to the White House, I'm going to be answerable to you. I'm not going to be answerable to a bunch of fat cat donors. È questo, ha rovesciato il concetto di politica, di lobby. Prende soldi dai cittadini come faccio io, i tuoi soldi. Di qua. Certo, Levi, Riccardo, con una C, uno sotto subumano, amico di Prodi, aveva fatto sta legge per togliere, per limitare i blog, la rete, chiudere la rete praticamente. L'hanno presentata l'anno scorso, c'era Gentiloni, ministro delle comunicazioni. Quando l'abbiamo smascherato, Gentiloni gli aveva scritto, ma che caso fa? Lui ha detto, no, non me ne sono accorto. Perché, ma è vero, propongono le leggi in agosto, il 15 di agosto, oppure il 31 di dicembre. State attenti il 31 di dicembre perché sono le cose peggiori. Noi siamo a fare il veglione con le pipette, l'hanno riproposta adesso, due giorni fa, senza dire niente a nessuno, per equiparare il blog all'editoria, c'è un direttore responsabile, io dovrei diventare giornalista se cambia l'albo ed essere responsabile penalmente dei commenti che mi fa qualcuno di notte, per esempio. Io ti so sul cazzo alle 3 di notte, mi scrivi una diffamazione su qualcuno, non so su Brunetta che non è diffamazione, è realtà. Presidente della Repubblica, tu mi scrivi una roba e io se non ti cancello in 10 secondi, basta che viene pubblicata perché è automatico, sul blog io vado in galera, sono perseguiti per la mia. Fanno così, oppure per i blog, quelli piccoli, che vivono di 200-300 euro al mese di sponsorizzazione. Chiuderebbero tutti se gli fai aprire una partita IVA e gli fai fare una fattura ogni volta che scaricano qualcosa. Hanno fatto questa legge e questo veltrone, dopo Gigi Allombro. No, io dopo Gigio non riesco neanche a classificarlo come uomo, non so cos'è, è un aggettivo, un del sostantivo, è questo. Che cos'è? Allora, è uno che ha affossato, cazzo ha affossato, c'era Berlusconi morto qui in una piazza di Milano che dava
dava la pasta della libertà ai pensionati che montava sul predellino della macchina, ve lo ricordate? Era morto! Morto! L'hanno resuscitato questi qui! Cazzo, abbiamo fatto un V-Day meraviglioso per mandare via i condannati, per rifare la legge elettorale, per fare due legislature, perché non se l'è presa la sinistra questo movimento! Era perfetto! Invece sono andati al governo, hanno fatto l'indulto e ho messo Mastella alla giustizia, quindi non è solo io, ho passato la sinistra, ma vaffanculo! Allora, e per quanto ce l'hanno con me tutti, ce l'hanno tutti con me! Ma mi rendono ancora più forte! Poi basta, facciamo il secondo video. A Torino, piazza San Carlo, ci mettono in concomitanza la manifestazione dei partigiani, che non c'entrano niente, noi siamo i nuovi partigiani. Ho detto ai vecchi, venite con noi sul palco, siete a voi, avete fatto una guerra straordinaria, la continuiamo noi con i nuovi mezzi, con la rete, voi con i fucili, noi con il dit. È la stessa guerra per la democrazia. No, ha fatto una manifestazione nella piazza e noi abbiamo fatto la nostra. Il titolo della stampa, il titolo, la foto. Una foto parla più di 2000 parole. La foto che vedi, che impressione ti fa? Che io sto parlando con un cavallo. Anzi, col culo del cavallo. Ma la verità è che quel giorno lì è successo qualcosa che non era mai successo. Ma non per me. Perché hanno parlato 17 persone quel giorno lì, hanno parlato matematici come Beppe Scienza che avvisava i cittadini di non investire la propria pensione del TFR in società di gestione patrimoniale, di lasciarli lì, avvertiva questo il dottor Beppe Scienza, matematico statistico dell'università. Chi ha fatto, chi ha dato in gestione il proprio TFR ci ha rimesso dai 20 al 35%, chi l'ha lasciato lì ha portato a casa un 3% e si può in qualsiasi modo, in qualsiasi tempo ritirare la sua pensione, quando l'ha data in gestione sparisce la vostra pensione. E stavamo dicendo queste cose, lo diceva nella piazza, poi ha parlato un giornalista, ha parlato un chimico, ha parlato una mamma che aveva il figlio che è sparito, perché spariscono anche le persone in Italia che non si sanno, spariscono le persone. Io sono rimasto come in Cile, come in Argentina, una signora di San Marino col filo 26enne, un tecnico informatico, incensurato, vado a prendere la polizia all'ufficio del suo, all'uscire dell'ufficio, lo mettono in carcere speciale, in isolamento, 3 giorni, non si sa perché, l'avvocato non riesce a entrare. Giorno qualcuno si alza e dà un pugno in faccia, a volte perdo un po' la testa. Ma allora, non abbiamo la cognizione, siamo ancorati a concetti vecchi che non ci sono più. Che cos'è il credito, il debito, la banca? Una banca non è più niente. Ma, signori, oggi io posso portare qualsiasi oggetto, fare una dimostrazione di qualsiasi cosa in tridimensione con un ologramma attraverso la tecnologia e posso esporre quello che voglio in 2 secondi in qualsiasi parte del mondo. Non ho bisogno di fare edifici di cemento per metterci delle cose trasportate da migliaia di chilometri. Siamo ricchi, è un delirio, posso portarmi la macchina a idrogeno e farla vedere, smontarla pezzo per pezzo, posso farvi vedere qualsiasi cosa come se fosse lì, ve l'avrei portato il sistema lì sopra, ma si vede solo per adesso a 70 gradi, dai lati non avrebbero visto niente, vedi le persone come sono lì, Stiglitz, potevate vederlo lì sopra, dal vivo che diceva le cose, è uguale, è inutile, abbiamo queste tecnologie, questi qui fanno trasportare quei camion, le navi, le cose, il petrolio, portare cose nel 2015, oh, questa gente, però li cresti, mi tranquillizza in questo senso, perché quel voto in Tangentopoli è arrestato con un altro per tangente, dopo aver patteggiato per 4 mesi con la giustizia affidata ai servizi sociali, ma che cazzo lo facevano fare? Te l'immagine venga che l'accompagno il bambino. Torna all'attività di costruttore, è consigliere in Unicredit, immobiliare lombarda, Premafin finanziario. Sono questi. Poi abbiamo gli altri, Rovini, che è stato quello che ha patteggiato più reati
perché gestiva i fondi neri della FIA, in pregiro, quello che ha causato l'emergenza vera dei rifiuti è stata causata da questa azienda qua, con le balle per fare l'inceneritore bruciare con i nostri soldi finanziari. Sono le banche e le SPA quotate in borsa, quale canale. E poi abbiamo la marcia Gallo. Avete letto per esempio che è stato chiuso il suo inceneritore a Modugno vicino in Sicilia perché non rispettava nessuna legge ambientale. Avete letto per esempio che ha pagato multe perché non rispettano le leggi. Questi sono quelli della Confindustria, questi sono la Confindustria, non, e dato che sono nei giornali, nell'RCS, sono dentro con lui, sono sempre gli stessi dentro che pilotano tutto. Bene, la famiglia Marcegaglia è composta da Steno, che è il papà, e il papà Steno è stato coinvolto nell'intercalato Magalino con un altro premio che era 4 anni e un mese, all'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni, grazie all'indulto, la pena detentiva è ridotta a 3 anni, nel 2008 il Marcegaglia ha spazzeggiato sanzioni, 500.000, 250.000, 1.500.000, Antonio Marcegaglia, che è il fratello, ha patteggiato 11 mesi di reclusione per tangente e corruzione. Bene, questi affidiamo i nostri soldi a questi, avete letto per esempio che dal Marcegaglia è morta una persona, ma perché muoiono 1.300, 1.400 persone, poi mandano il direttore, Pallini, Beretta, in televisione, intervistato sempre da un pezzo di merda che non intervista e non gli fa una domanda, per dire che i morti non sono 1.300, sono 500, sono durante il tragitto. Ma guardate che sono veramente schifosi. Io sono amicissimo con un grande architetto che fa cose meravigliose nell'ambito dei grandi architetti, si chiama Renzo Piano. Renzo Piano mi ha chiarito un sacco di cose, mi ha detto che ormai nel corso di una vita viene pianificato dentro un preventivo dei costi. E mi ha detto che ha letto una cosa da Barbari sul ponte dello Stretto, dove per 12 anni di lavori venivano preventivati dentro i costi 23 morti, erano già preventivati. Allora mi ha detto: io sono disgustato da questo sistema e non voglio più venire a lavorare in Italia, perché ho fatto cantieri, mi dice che lui ha fatto un cantiere per 12 anni con 10.000 giapponesi, ha costruito un aeroporto in un'isola che non c'era, quello di Kyoto, quindi ha fatto l'aeroporto, in 12 anni di lavoro 10.000 persone, non è morto nessuno. Se hai investimenti, ti muoiono. E allora è anche giusto, ogni tanto anche in uno spettacolo così, se non c'entra niente, fargli vedere una ragazza, una signora che ha raccolto testimonianze in un libro, Samantha Di Perso, che è qua, un libro lo potete prendere a qualsiasi che è in offerta libera, l'ha scritto questa signora, che è venuta, ha portato una testimonianza molto importante per dirvi come sta la situazione sulle morti del lavoro vera, è venuta con un medico che ha agito e ha lavorato qui dove sei, Samantha. Ci siete? Dammi un po' di luce. Ecco, grazie. Vuoi presentare tu la sintesi? Un libro, come dice della morte? Ma anche un diario dal mondo del lavoro dove i testimoni raccontano il dolore, il dramma di un infortunio. Però raccontano anche di quanto sono incazzati, perché dopo quello che le tragedie che vivono si ritrovano una giustizia che non è giustizia, un sindacato indifferente ed una politica distante impegnata per i propri privilegi. E affinché gli infortuni hanno messo come reato la raccolta dell'acqua piovana. Voi pensate che sia che qui non avverrà mai? Nel contratto dell'acqua di Ravenna, città rossa Ravenna, nel contratto dell'acqua dei Ravennati c'era una tassa per la raccolta dell'acqua piovana. Lo stanno già facendo, quindi l'acqua non è solo quella da bere, quella per l'agricoltura, per fare le cose, per fare un pantalone 4.000 litri, per fare una macchina 400.000 litri d'acqua, l'acqua è in tutti i processi delle cose che usiamo, non si può lasciare a una multinazionale quotata in borsa, siamo pazzi. Allora i cittadini devono intervenire nella gestione dell'acqua, gestione, la trasparenza e la gestione dei cittadini, vero? E quindi per collo siamo andati nei vari consigli di zona, perché Milano ha questi livelli, ha i consigli di zona, poi sì, il consiglio comunale te lo fanno vedere in una stanza separata su video al plasma. No, dovete entrare nel consiglio comunale, la legge, non c'è legge che impedisca, tu puoi entrare, la legge è dalla vostra parte, tu puoi entrare nel consiglio comunale, con una web filmare il tuo consiglio comunale, non a scopi privati, perché se filmi per mettere sulla rete, la rete è pubblica, non c'è legge che possa proibirti di fare questo. Se viene un carabiniero, un poliziotto, sequestrato, mandarti via, ce lo fai sapere perché lui fa un abuso d'ufficio.
d'ufficio, può essere condannato per abuso d'ufficio. Quindi ti difendiamo noi, abbiamo degli avvocati pagati, tutti pagati, ti difendiamo. Però entrate dentro e filmate, provateci perlomeno, e se vi mandano fuori, filmate che vi mandano fuori, lo mettiamo sulla rete. Va bene? Adesso avete qui una testimonianza straordinaria, vai. Le testimonianze straordinarie si verifica vicino a Milano, esattamente a Casinetta di Lugagnano. Questo è un sindaco molto coraggioso, 1800 abitanti, ma 1800 energie portate avanti. Come ti chiami? Mi chiamo Domenico Filiberto. Come fate nel tuo comune? Il nostro è un comune a 5 stelle, abbiamo appena ricevuto un premio perché abbiamo deciso di fermare l'edilizia, abbiamo deciso di dire stop al cemento. Allora, la provincia di Milano ha una grande malattia. Ecco, questa è la cartina della provincia nostra. Ha una grande malattia, si chiama consumo del suolo, spreco del suolo. Abbiamo una percentuale media del 42,7%, con punte che arrivano anche all'80% in alcuni comuni. Di edificabilità, di cemento. Di cemento. Cemento, case, autostrade, centri commerciali. Uno studio del Politecnico di Milano ha indicato nel 45% la percentuale massima oltre la quale il sistema ecologico è in grado di riprodursi. Superato questo limite, e noi siamo al 42,7%, la terra collassa, è evidente, laddove non c'è più un campo di grano, ma c'è solo cemento, è ovvio che la terra incomincia a morire. Noi abbiamo deciso di dire basta, abbiamo deciso di dire stop, abbiamo deciso di fermare questa speculazione, ma tutto ciò avviene perché i comuni fanno cassa, svendono il territorio, perché il mattone in provincia di Milano, diceva benissimo prima Beppe, è molto appetibile, Expo 2015 è alle porte, parecchia gente farà parecchi soldi, e i cittadini sono distratti da centri commerciali, villette, da tante belle cose. Ecco, noi abbiamo deciso di dire basta, e abbiamo adottato un piano di governo del territorio dove è prevista la crescita zero. Perfetto, crescita zero di cemento. Lui l'ha fatta, la mettiamo in rete come esperienza, abbiamo creato un social network di esperienze come queste che possono essere replicate da almeno 8.000 comuni che ci sono in Italia. Cominciamo così, da queste piccole esperienze. Lui ha fatto questa perché è un piccolo comune. Ce ne sono tante, Codigoro ha fatto l'acqua, le fontane d'acqua, quell'altro ha cambiato l'illuminazione della città risparmiando i soldi dei cittadini per 500.000 euro, cambiando solo le luci della propria città. Un altro ha fatto la raccolta differenziata spinta all'85%. In Toscana. Un altro ha aperto un'attività che in provincia di Treviso si chiama Vedelago, ricordatelo, andatelo a vedere, che è consorziata da 54 comuni che li portano l'immondizia e riesce a riciclare il 98%. Tutti i comuni hanno abbassato del 20-30% la tassa sull'immondizia dei propri cittadini. Si sta facendo in questo momento, basta sapere le cose e basta cominciare a organizzarsi. Allora, non dobbiamo fare inceneritori, come vi fate vedere prima un inceneritore. Inceneritori possiamo dire, noi abbiamo una raccolta differenziata al 73,3%. Quanto? 73,3%. Quanto è la media di Milano? Ah, Milano, quello che saremo a 30. Quanto? 30. Ecco, una cosa che i cittadini non sanno, il piano dei rifiuti che è appena stato approvato prevede un aumento di rifiuti in provincia di Milano da 500.000 a 600.000 tonnellate. Insieme, via le immagini!